solo vivendole personalmente. Nuove manifestazioni medianiche. Testimonianza di Rolanda Baldassarre, moglie dello strumento dello storico Cerchio e Seno, che da sempre vuole rimanere rigorosamente anonimo. Testimoniare in maniera obiettiva su fatti e su esperienze particolari come quelle medianiche è difficile, in quanto sono esperienze che si capiscono e si sentono solo vivendole personalmente. Nonostante ciò, si avverte la necessità di fare partecipi, in qualche modo, altri dei sentimenti meravigliosi che maturano nel proprio intimo in seguito a tali eccezionali avvenimenti. Sono sposata da 27 anni e ho due figlie. Vivo una vita normale e serena e so apprezzare le gioie che la vita mi offre. Mio marito si è interessato fin da ragazzo di parapsicologia, per cui era inevitabile che seguissi i suoi studi e apprendessi sul piano teorico che certi fatti, certi fenomeni, si verificano in particolari condizioni. Circa 15 anni or sono mio marito mi invitò a partecipare agli esperimenti medianici che un gruppo di cui lui faceva parte effettuava ogni sabato sera. Era un invito da me atteso da tempo. Mio marito saggiamente mi aveva tenuto fuori da altri tipi di esperienze da lui vissute in precedenza, in quanto non offrivano assolute garanzie di correttezza, serietà e veridicità. Accettai con gioia, anche perché sapevo che i componenti di questo gruppo erano seri professionisti e persone competenti in materia, che avevano quale unico scopo lo studio di fenomeni trascendenti le leggi fisiche conosciute, nonché l'eventuale possibilità di un contatto con una dimensione diversa dalla nostra. Quella prima esperienza cambiò profondamente il mio modo di vedere e di pensare le cose dello spirito. Continua.